E ciao a tutti raga, benvenuti nel mio nuovo video, sono il vostro Nelle Colli. Godo, sto godendo, madonna mia, grande vittoria in Champions, non ci credo, Champions League, prima giornata, prima vittoria, grande Juventus. No, non me l'aspettavo, questa la vittoria della Juve contro il Valencia 2-0. Io so che la Spagna è difficilissimo andare lì a vincere, però la Juve ha dimostrato di essere grande squadra, è tornata la grande Juve che conosco io. Questa è la Juve che conosco. Quando gioca, si concentra e dà tutto se stesso, tutto. Grande Pjanic, Milan e Pjanic, doppietta. Bellissima partita, tutti promossi. Anche se Valencia non è una squadra da Serie B, zona retrocessione, ricordiamo che Valencia è una grande squadra che sta facendo bene il campionato spagnolo, la Liga spagnola, però la Juve si sa, in Europa ormai siamo conosciuti, ci temono tutti, ci stanno temendo tutti, e per questo la Juve è il top, è una squadra europea perfetta, è un gioco perfetto. Grande Pjanic, promossi tutti, anche se devo dire una cosa che non mi è piaciuta molto. Ronaldo, CR7, cosa hai combinato? Ti sei fatto espellere, sei stato espulso, neanche mezz'ora di gioco, nel primo tempo. Scatterino rosso e fuori. Oh madonna mia. Non ci credo, abbiamo giocato, abbiamo dato l'anima, perché eravamo in 10. Cioè abbiamo giocato metà del primo tempo, fino alla fine del primo tempo, poi tutto il secondo tempo in 10. Cioè è stato faticoso, però CR7 non va bene quello che hai fatto. Non mi è piaciuto. Comunque, spero che ti daranno una giornata sola. Poi si è visto, cioè non è mai stato espulso in vita sua. Cioè, arriva la Juve, è stato espulso e ci mette a piangere come un bambino. Scusate, però. Però, oh, questo è il calcio. Anche i grandi campioni più forti del mondo subiscono la prima espulsione nella loro vita. Come CR7, però, oh, fate una ragione. Cioè abbiamo giocato in 10 per tutto il secondo tempo, tutta la partita, ci siamo spronati l'anima, ci siamo strizzati le palle, ci abbiamo mezze le gambe noi, ci hanno spremuto come fosse arance, cioè siamo usciti in campo che era una sudata colata lavica, cioè veramente, oh. Una partita così è della top dei top, cioè da mettere negli annali del calcio, nell'almanacco, perché andare a vincere 2-0 in Spagna a Valencia in 10 contro 11, oh, dategli una medaglia a tutti i giocatori della Juve, cioè non è roba da poco. Io volevo vedere le altre squadre, Roma, Napoli, Inter, giocare in 10 contro 11 tutta la partita, non anche dopo mezz'ora del primo tempo espulso uno giocatore di queste tre squadre, giocare tutto il tempo in 10, io credo che non ce la facevano, perdevano di brutto. Anche la Juve no, la Juve ha dominato, la Juve ha giocato, la Juve ha vinto, cioè grande così, andiamo avanti così. Comunque ripeto, spero che per CR7
sia per una sola giornata, perché quello che ha fatto, mi sa, non è grave. Cioè, non è che ha preso la pistola, un fucile, ha fatto un tiro a segno. Sono vivi tutti, boh. Spero che sia per una giornata. Contro gli Unbox purtroppo non ci sarà, però spero che sia, ripeto, una giornata, e con Manchester United ci sarà. Io spero solo questo. Comunque, in conclusione, la Juve batte in 10 contro 11 in Valencia, 2-0. Milan e Pjanic migliore in campo, promossi tutti, però il migliore è Pjanic, grande. Boh, il video è finito qua, fatemi sapere voi cosa ne pensate, come l'avete vista, come l'avete subita, come avete sofferto, perché noi abbiamo sofferto in 10 contro 11, cioè rendiamoci conto, abbiamo sofferto come dei dannati, e si sono venduti l'anima, la Juve si è venduta l'anima per vincere la partita in 10 contro 11. Dai, su, fatemi sapere vostra opinione, tre cose, quello che volete nei commenti qua sotto. Come sempre trovate tutti i link in descrizione e l'info box, Facebook, Twitter, Instagram e il Musical. Lasciate un like, mi piace, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. E come sempre, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Vai a casa, vado a like, e forza Juve!